Dies irae, dies illo, salve me seclum in favillo, te spirit avir cum sibillo. Quantus tremor est futurus, quanto al Figlio e allo Spirito Santo. Immacolata porta del cielo, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria e benvenuti a tutti a questo nostro convegno organizzato dal Seminario Teologico Immacolata Mediatrice dei Francescani dell'Immacolata. È il secondo anno che ci vede qui riuniti in questa sala, il Cenacolo del Ghirlandaio, per discutere, approfondire la nostra fede, una fede che la Chiesa ha ritenuto, ritiene, ricevuta da Cristo attraverso gli Apostoli, i Padri, il Magistero. Ebbene, il tema di questo convegno è un tema, diciamo, da un certo lato raccapricciante, la verità dell'inferno, dall'altro un po' curioso. Infatti diversi giornali si sono interessati un po' a questa tematica, anche giornali laici, perché si propone qualche cosa che ormai sembrava superato, qualche cosa che era già stato detto di non più cogente per il nostro tempo. Perché questo tema? Perché si è scelto di approfondire la verità dell'inferno e tutto ciò che è legato a questa verità? E la domanda: è possibile un'eterna dannazione? Non certo perché si volesse mettere in discussione quanto la Sacra Scrittura insegna e i padri unanimemente ritengono e il Magistero autorevolmente definito, quanto piuttosto per riaffermare oggi una verità basilare, per non rischiare, il pericolo forse più grande è questo, di annacquare lo stesso contenuto della vita eterna. Se non c'è l'inferno, in effetti non si capisce che significato potrebbe avere la salvezza eterna in Dio. E da qui deriva un po' tutto l'apparato della nostra fede. Che significato ha il peccato? Che significato ha la grazia? Cosa significa convertirsi e ritornare all'amicizia con Dio? Quindi il tema, si vede, è importante proprio perché adesso sono legate diverse tematiche. Non si tratta però di voler angosciare gli uomini, di terrorizzarli, di turbarli ulteriormente dopo anche tante sofferenze ed ingiustizie. Leggevo su un blog a proposito di una notizia, la notizia del convegno pubblicata dall'Unità, e si diceva in questo blog: ma perché riprendere questa verità così brutta quando invece bisognerebbe concentrarsi sull'amore del prossimo, sul fare il bene al prossimo?
Non si tratta di voler angosciare, ma in definitiva si vuole dire che cosa è veramente importante: la vita eterna, per guadagnare la quale bisogna vendere tutto ed entrare per una porta stretta, la porta della responsabilità del bene, della responsabilità per il dono di Dio e per la propria libertà. L'uomo è chiamato a confrontarsi con Dio al termine della sua vita. Non può pensare semplicemente di edificare per sé, di vivere solo per sé. Viene da Dio e ritorna a Dio, ma vi ritorna col dono della sua vita, che deve riconsegnare al Creatore e al Signore, e per la quale gli sarà chiesto conto. In breve, prima di dare spazio alla prima conferenza, vorrei sottolineare ciò che in effetti risulta intimamente e immediatamente correlato a questa verità dell'inferno di cui parleremo. Prima di tutto bisogna tenere in considerazione la volontà salvifica universale di Dio, testimoniata dalla prima Timoteo in particolare, con la possibilità di una condanna eterna dell'uomo, resosi ingiusto con le sue opere, avendo rifiutato Dio con un peccato grave personale. Certo, Dio vuole tutti salvi, ma la sua libertà non obbliga la scelta libera e responsabile dell'uomo. Dio vuole che tutti si salvino, ma per salvarsi bisogna credere in Gesù Cristo, sperare in Lui, amare Cristo e servirlo nei fratelli. Oltretutto, dalle parole stesse del Signore sappiamo che alcuni uomini, anche se non sappiamo chi, saranno eternamente allontanati da Lui a causa della loro iniquità. Quel "e se ne andranno" di Matteo 25,46 implica che qualcuno ci andrà a causa del mistero dell'iniquità che purtroppo opera e asservisce. Dunque non si può sperare che all'inferno non vi sia nessuno, facendo leva sulla volontà salvifica di Dio. Non si può sperare contro la fede nella verità dell'inferno. Possiamo sperare di non andare all'inferno, ma questa speranza non deriva dalla fede nell'inferno, ma dalla fede nella vita eterna. La speranza è un desiderio fiducioso ed è relazionata al suo termine positivo e non a quello negativo. La speranza non esclude la fede ed entrambe sono orientate alla carità. B. Il dono della giustizia fontale di Dio nella giustificazione per la fede implica anche la necessità di unire alla fede e speranza la carità. Non basta la fede, ma è necessaria la carità operativa. La fede opera per mezzo della carità, quindi le opere sono importanti. E la carità che cos'è? In definitiva è rivestirsi di Cristo, della sua grazia, diventare a Lui conforme nell'amicizia con Lui. Tutto questo è precluso all'uomo dal peccato che dalla morte alla grazia e alla carità. Infine, la misericordia di Dio non esclude la giustizia, ma la presuppone, la completa, superandola nel dono gratuito del perdono. La misericordia è sempre un prezzo doloroso, pagato da Dio nel suo Figlio divenuto servo, divenuto peccato in nostro favore, perché noi diventassimo giustizia di Dio per mezzo di Lui. Quindi la misericordia non è mai elargita chiudendo gli occhi dinanzi al male, ignorandolo, tollerandolo, fino a far finta che esso non sia quel mistero di iniquità che offende Dio, sconvolge l'intero ordine della creazione e fa ripiegare in modo egoistico sulle creature. O il peccato è un male reale che ha ripercussioni eterne, quando non perdonato rimane in eterno, o siamo tutti incamminati su una zattera della fantasia, unici protagonisti del bene e del male, incapaci però, in definitiva, di rendere ragione dell'offesa e della schiavizzazione di tanti nostri fratelli. Questo un po' in linea di massima ciò che emerge e che bisogna affrontare nel corso di questi lavori.